free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, but we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Oggi vi voglio presentare un video che è stato girato dalla Guardia Costiera americana nel 1966 all'isola di Catalina nell'Oceano Pacifico. Ovviamente si tratta di un video importante perché comunque girato da una unità militare americana e ricordo ovviamente che la Guardia Costiera, anche se è un corpo a sé, non fa parte dell'US Navy, è a tutti gli effetti un corpo militare. Ovviamente è stato girato da uno dei marinai imbarcati in una unità non specificata e l'unica informazione che abbiamo di accompagnamento a questo video del 1966 è che oltre diciamo alla fonte che di per sé è importante e significativa, l'oggetto volante non identificato di forma sferica, come si evince chiaramente dalle immagini di questo video assolutamente autentico, era appunto discoidale e che sostanzialmente a mio avviso è lo stesso identico oggetto filmato nel 1944 e che vi ho mostrato in un video pubblicato il 5 maggio su questo canale UFO News, che riguardava un breve video dell'Istituto Luce dove si vedeva un disco volante fermo e stazionante sul Vesuvio. Praticamente abbiamo lo stesso identico oggetto in questo video del 1966 a Catalina, dove l'oggetto da prima apparso è stazionario sulla costa dell'isola, si è poi introdotto all'interno di essa sfrecciando via poi ad alta velocità. Nel video non si vede tutta questa descrizione, che in realtà è stata riportata dal membro della Guardia Costiera imbarcato che ha fatto il video, di cui non sono riuscito a risalire con dati, nomi e quant'altro alla persona, e che sostanzialmente invece ha ripreso soltanto proprio la parte in cui vola già sull'isola e sfreccia poi via andando fuori dalla ripresa stessa. Vi lascio il video. Thank you.
Naturalmente vi invito nuovamente a visionare, oltre al video che avete appena visto, quello del 5 maggio del Vesuvio dell'Istituto Luce, naturalmente vi invito a mettere un like a questo video. Ovviamente vi invito anche a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e ad attivare il campanello per ricevere le notifiche ad ogni nuova uscita. Vi ricordo che potete seguire UFO News anche sui vari social e naturalmente potete seguire anche il mio sito internet dove trovate approfondimenti sugli argomenti trattati nei video qui su UFO News, ma anche altri interessanti argomenti, altri interessanti articoli su www.statodiemergenza.com. Gabriele Lombardo e UFO News vi augurano buon proseguimento, vi ringraziano per aver passato del tempo qui con noi, essere stati ancora una volta qui con noi. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.